Una caratteristica comune all'arte e alla letteratura di inizio Novecento, a cavallo tra gli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale e l'immediato primo dopoguerra, è il bisogno di una rottura profonda con il passato, che si esprime in forme polemiche e talora violente. Ci troviamo di fronte a una generazione di giovani intellettuali in guerra. Ma di quale guerra si tratta? Da una parte è una guerra intellettuale, un vero e proprio attacco ai linguaggi artistici convenzionali a tutto campo, dall'arte figurativa alla musica alla letteratura. Dall'altra è anche una guerra vera, combattuta nel fango delle trincee, in risposta a un bisogno di riscatto generazionale e nazionale. Sono tanti i giovani intellettuali che sostengono la causa dell'interventismo. La loro ansia di modernità si esprime non soltanto attraverso la violenza della parola, ma anche in quella delle armi. Ci sono tuttavia poeti e intellettuali, come Giuseppe Ungaretti, che partecipano al primo conflitto mondiale, spinti dal bisogno di trovare una propria identità e un riconoscimento del proprio valore e del proprio ruolo. Guerra intellettuale e guerra vera e propria, dunque, sono questi i poli tematici in cui si dispiega il nostro percorso, incentrato su due figure chiave dell'arte e della letteratura dei primi del Novecento: Filippo Tommaso Maria Marinetti, fondatore del futurismo, e il poeta Giuseppe Ungaretti. Per entrambi, pur in termini molto diversi, possiamo parlare di guerra intellettuale e guerra vera e propria. Vediamo brevemente perché. Partiamo da Filippo Tommaso Maria Marinetti. La parola d'ordine del futurismo, movimento da lui fondato a Parigi nel 1909, è guerra contro i linguaggi artistici della tradizione. Uno dei motti del futurismo è infatti uccidere il chiaro di luna, simbolo della bellezza dell'arte romantico ottocentesca, per esaltare la velocità, il passo aggressivo, lo schiaffo e il pugno, in una parola, la bellezza violenta della modernità. I futuristi, come tutte le avanguardie del primo Novecento, si fanno promotori di una vera e propria rivoluzione dei linguaggi artistici tradizionali. Ma guerra, per i futuristi, significa anche fervente supporto all'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e coinvolgimento attivo in prima persona nel conflitto. Benché non più giovanissimi, molti intellettuali e artisti futuristi, lo stesso Marinetti, ma anche Umberto Boccioni, Mario Sironi, solo per citarne alcuni, scelsero di arruolarsi come volontari. Passiamo a Giuseppe Ungaretti. Anche nel suo caso la parola guerra si carica di una duplice valenza. Da una parte essa è un confronto diretto con la tradizione letteraria, in particolare poetica, profondamente influenzato dall'esperienza delle avanguardie europee. Nella poesia del primo Ungaretti si assiste alla frantumazione totale della metrica e della sintassi, alla scomparsa pressoché integrale della punteggiatura e all'uso dell'analogia per esaltare la forza della parola pura, depurata dalle sovrastrutture del linguaggio tradizionale. Dall'altra è la guerra vera, combattuta nelle trincee, alla quale Ungaretti partecipa con lo stesso atteggiamento di tanti giovani intellettuali dell'epoca. Essi, come ha sostenuto il critico Mario Isnenghi in un saggio dal titolo «Il mito della grande guerra», vedevano la guerra sotto due aspetti. Da una parte come una sorta di medicina, di cura del malessere esistenziale, della loro profonda inquietudine. Dall'altra come un'opportunità di riscatto in un comune sentimento di affratellamento e di fusione popolare.